si riparte allora per questo secondo quarto tra le pazze pazze Nulfi, il Panda Monserrato, valido come prima gara della finale regionale per la conquista della A3 nazionale. Pazze pazze che guidano il punteggio sul 10-6 dopo i primi 10 minuti di gioco. Pazze pazze che iniziano in attacco dopo il la palla contesa a metà quarto che ha riconsegnato il possesso alle padrone di casa. Ora arriva il fallo su capitano della squadra di casa, Secchi, lunga la rimessa per Capece, Puddino, ancora molto lontano dal canestro, ancora Secchi, Capece prova ad attaccare il canestro del capitano, penetra e scarica per Barbone, c'è l'infrazione di passi per la numero 10, palla riconquistata quindi dalla squadra ospite. Marci a portare il pallone in attacco, Cannas a uomo, la difesa delle pazze pazze con tanti cambi difensivi, prova a anticipare Barbone, non ci riesce, c'è il tiro di Barbarossa che rimbalza sul ferro e poi la stessa numero 7 a riconquistare il possesso sul rimbalzo lungo. Possesso che è ancora nelle mani del Panda, rimessa lunga, consegnata nelle mani di Barbarossa, prova a attaccare al canestro il numero 7. Arrivano diverse mannaie sulla sua penetrazione, arrivano anche due liberi per Barbarossa. Due liberi che possono permettere alla squadra ospite di riportarsi a due lunghezze di svantaggio. Sbaglia il primo, la numero 7. Tanti i tifosi presenti qua al Palanulvi a disturbare la concentrazione della giocatrice del Monserrato. Arriva lo 0 su 2, arriva la palla recuperata per le pazze pazze che ripartono con Secchi. Fallo intanto su Puddino, c'è tanta pressione su di lei, vediamo chi sarà assegnato. Il fallo è per Marci, primo fallo anche per lei, rientra in campo lei, rialza il quintetto coach Cadoni, esce tra i cinque dei compagni di squadra Addis, lei che sembra essersi completamente ristabilito dopo il la pallonata in faccia alla caduta sul campo di poc'anzi al termine del primo quarto. Fallo ora fischiato a Capece sul tentativo di rimbalzo offensivo per il capitano, è il secondo fallo, vediamo se coach Cadoni correrà ai ripari con un cambio. Porta palla intanto nel frattempo Marci, aspetta il movimento dei compagni, prova ad anticipare l'uscita dai blocchi Barbone, subisce il contatto e allora nuovo fallo per il Panda che si porta a quota 3 in questo quarto. Nel frattempo nuovo cambio nelle file delle pazze pazze, palla sotto in post basso per Puddino, il ribaltamento nelle mani di Secchi, ancora la numero 11 ci prova lei dalla lunghissima distanza, palla che entra ed esce, poi viene riconsegnata nelle mani della squadra ospite. Cannas ribalta per Marci, Marci che subisce la grande aggressività difensiva di Alessia Secchi, prova a partire Nulvi, Addis, lei, ancora Secchi, Barbone prova ad attaccare il canestro, subisce un contatto ma riesce a scaricare in maniera egregia per Maura Lei, altri due punti per il centro delle pazze pazze, Nulvi che doppia Monserrato, 12-6 il punteggio quando mancano poco meno di 8 minuti alla fine del secondo quarto. Cannas attacca il canestro, subisce il contatto, vedremo se assegnato a Puddino o ad Addis, il fallo è per
Ileniadis, terzo fallo del quarto anche per Nosi, primo della gara per la numero 15. Gita e lunetta per Cannas. Cannas non trema, nonostante il grande lavoro dei tifosi nulvesi. 12-7. Sbaglia il secondo. Rimbalzo di lei, corre Secchi. L'anticipa Cannas, il pallone è riconquistato dal Panda, sempre con Marci ora a fare il play, lo segue bene Secchi. Marci prova a prendersi la linea di fondo Barbarossa, viene addirittura triplicata, riesce in qualche modo a scaricare, grande azione questa della numero 7 che serve un assist al bacio per Nappi che concretizza. 12-9 ora il punteggio, mini break di 3-0 per le ospiti. Poi arriva anche il fallo in attacco fischiato ad Alessia Secchi. Non ci pensa su due volte coach Cadone, chiama il time out. Allora pausa in campo e pausa anche per noi. Si torna in campo allora dopo il time out chiamato da coach Cadone. Pazza che tardano qualche secondo prima di rientrare. Possesso che sarà nelle mani della Panda, avrà quindi la possibilità di chiudere il gap. Il punteggio che dice 12-9, 9 Monserrato. Dopo 3 minuti dall'inizio del secondo quarto c'è Barbone che si era tardato qualche secondo prima di poter entrare in campo, e pazza che senza accorgersene avevano ripreso il gioco in 6. Chiede il tecnico la panchina ospite, c'è il nuovo richiamo per coach Cadone. Tutto da rifare quindi. C'è ancora qualche cosa da chiarire al tavolo con tra il tavolo degli ufficiali di campo e gli arbitri. C'è qualche secondo da ancora qualche piccolo chiarimento, era giusto per capire quanti secondi fossero da assegnare all'attacco del Panda Monserrato. Alla fine si ripartirà dopo 2 secondi di gioco, infatti sono 22 quelli a disposizione delle ospiti che ribaltano ora con Barbarossa. Palla nelle mani di Nappi, ci prova dalla lunghissima distanza Marci, non bastano 7 metri per raccogliere il tentativo del numero 12 e palla che finisce nelle mani di Nulvi dopo che il pallone termina al lato del campo. Secchi apre per Piredda. Addis, Addis che cerca spazio in linea di fondo, deve riaprire per Piredda, ancora Addis, ci prova lei, palla che rimbalza sul tabellone, non vengono resettati 24 secondi. Il rimbalzo offensivo di Barbone porta un altro fallo nelle casse del Panda Nulvi, che quindi termina quelli a sua disposizione in questo quarto. Bonus raggiunto anche dalle pazze, comunque 14 secondi per chiudere questa azione offensiva. Ci prova Secchi dai 6,75, tripla che non va a bersaglio, il rimbalzo è lungo, ne approfitta quindi Pudino che riapre, ancora Secchi, grande incursione al centro dell'area, l'errore, c'è il rimbalzo di Barbarossa, c'è anche il fallo subito dal numero 7 che fa sì che arrivi una gita in lunetta per la giocatrice del Panda. 6 minuti e 16 alla fine di questo secondo quarto e con i liberi si avvicina sempre di più il Panda.
2-19 il punteggio. Tante interruzioni, tanti falli e pochi canestri fino a questo momento. Il pallone ha un peso specifico diverso rispetto alle altre partite, non sembra sentire questa pressione. Barbarossa che fa 2-2, porta a meno 1 le ospiti. Nuovo cambio chiamato intanto da coach Palmas. Prima che questa avvenga però c'è l'attacco delle pazze pazze, ribaltamento per Secchi. Ci prova dalla lunga distanza la tripla di Budino, l'errore, c'è il rimbalzo offensivo da parte di una coraggiosa Piredda, riesce però a uscirne palla in mano Monserrato con la stoppata irregolare di Alessia Secchi su Anna Marci. Arrivano altri due liberi per Monserrato, c'è il cambio ora con l'entrata in campo di Simoncelli, ultima del roster a disposizione di coach Palmas a entrare in campo, l'uscita di Giada Cannas. Ma nel frattempo Marci dalla lunetta, il primo libero va a bersaglio in patta, il risultato a quota 12. Sorpasso parte del Panda che dopo essere andato sotto di 6 lunghezze è riuscito praticamente con un parziale di 7-0 a ritrovare la testa della gara. Vediamo come reagirà Nulvic, prova Piredda, la palla per Budino, ribaltamento per Secchi che prova ad attaccare il canestro per Barbone, non si intende con il taglio sulla linea di fondo di Budino. Nuovo cambio chiamato a coach Cadoni, esce Ilenia Addis, entra in campo Mara, difende a zona ora Nulve, prova ad attaccarla Simoncelli, non arrivano i due punti, arriva un nuovo rimbalzo, la possibilità di Nulve, per Nulve di riconquistare la testa della gara. Barbone sbaglia però la partenza. Nuova persa per le padrone di casa. Nuova interruzione. Marci. Palla ancora, gira ancora sul perimetro per il Panda con Nulfi sempre a zona per cercare di disturbare l'attacco delle squadra ospite. C'è il fallo offensivo chiamato a Rossella Stara, palla recuperata quindi per le padrone di casa. Ospiti che decidono di rialzare il quintetto con il ritorno nel campo di Alessandra Mascaro. Vedremo se deciderà di giocare di nuovo col centro anche coach Cadoni. Nel frattempo il ribaltamento per Secchi, palla nelle mani di Mara che cerca una corsia centrale, l'errore, lotta, rimbalzo, indomita la Barbone che riesce a recuperare il pallone, a servire Secchi, penetra e scarica con il piazzato lungo di Laura Piredda. E Panda che prova a allungare, nel frattempo perde il perno Francesca Barbarossa, infrazione di passi. Secchi, palla sotto per Barbone, ancora poco spazio all'interno del pitturato avversario, a zona anche il Panda, ci prova dalla distanza Nulvi senza trovare buona sorte. Panda che fino a questo momento sta difendendo nel migliore dei modi in questo secondo quarto. Marci viene chiusa dal ottimo raddoppio di Piredda, cambio di nuovo nelle file del Panda con l'uscita di Barbarossa, l'ingresso sul campo di Cristina Stero, pronto a rientrare anche il capitano delle pazze pazze, Laria Capece, che è già sul cubo dei cambi. Nel frattempo in maniera molto intelligente Federica Budino
una volta chiusa nel angolo riesce a far calambolare il pallone sulla gamba dell'avversario, recuperare una rimessa in zona d'attacco, esce Laura Pireda, rientra il capitano Ilaria Capece che ha fatto davvero bene in difesa nel primo quarto. Capece che ora raccoglie il pallone sulla rimessa, pallone che le viene scippato dalle mani da parte di Nappi, prova a ripartire Monserrato, palla apertura a tutto campo per Cristina Astero che non riesce, grazie anche all'ultima guardia di Barbone, a controllare la palla e quindi nuovo possesso a disposizione delle padrone di casa. Secchi, guarda il posizionamento delle compagne, prova a attaccare il canestro, c'è un bel taglio sulla linea di fondo di Capece che serve Barbone, l'errore, il rimbalzo di Mascaro che può avere vita facile con i suoi centimetri in questo momento della gara visto che lei è in panchina, poi ci prova con un gioco di prestigio praticamente Cristina Astero, trova il canestro, 12-15 per le ospiti, gira sul perimetro la palla per le palle, per le pazze pazze, Mascaro intercetta un altro pallone, contropiede per Monserrato, canestro di Cristina Astero. Coach Cadoni è pronto a rimandare in campo Maura Lei, 12-17 il punteggio quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questo quarto, fallo di Cristina Astero su Barbone che può finalmente dalla lunetta provare a ridare, a far ritrovare il canestro alle padrone di casa, intanto esce dal campo Mara, rientra Maura Lei. Pronta Barbone per i due liberi. Assegno, il primo, si ferma finalmente l'emorragia per le pazze pazze che si riportano a meno 4. Assegno anche il secondo, 2 su 2 per la numero 10. Le pazze pazze a meno 3. Allunga la difesa la stessa Barbone nella zona, molto lontano da canestro ora Monserrato, ci prova con un tiro del 6-75 Cristina Astero, nuovo errore, rimbalzo delle pazze pazze che provano a accelerare, sotto il pallone per Barbone, netto il contatto di Alessandra Mascaro. Per la numero 15 è il secondo fallo, arrivano altri due liberi per Camilla Barbone. Errore però dalla lunetta per la Barbone, sempre 14-17 il punteggio quando mancano 2 minuti e 08 alla fine di questo secondo quarto. Barbone non trema nel secondo tentativo. Marci. Astero intercetta poi la Barbone sul passaggio della Marci, pallone che termina la sua corsa sul lato del campo, 14 secondi per chiudere questa azione. Ancora Marci, c'è chi su di lei, il blocco della Mascaro con la Marci che trova un potenziale gioco da 3 punti. Il fallo è del capitano Ilaria Capece. Per lei è la terza penalità, Cadoni non ci pensa due volte, è già pronto a rientrare sul parquet Valentina Addis. C'è l'errore però al libero, rimbalzo però è ancora una volta preda delle ospiti, ci prova dalla lunga distanza con una volta Marci, c'è il fallo al rimbalzo da parte di Federica Simoncelli. Arrivano due liberi, cambio nelle file del Panda Monserrato, esce una più che positiva Marci, rientra il capitano Carla Spolito, nel frattempo Federica Puddino avrà a disposizione due liberi.
segno il primo. Sbaglia il secondo, prova lì a intercettare il rimbalzo, ne esce però vincitrice Adelaide Nappi e quindi prova a ripartire Spolito. Sempre la numero 6 a guidare l'azione, serve Astero che però sbaglia il rimbalzo, è di Capece, nuovo fallo speso dalla Simoncelli. Quanto pare non regge bene lo scivolamento laterale, sulla corsa va a spingere il capitano delle pazze pazze. Non è d'accordo comunque la numero 13 sulla chiamata arbitrale. Capece che invece avrà a disposizione due liberi per portare a meno uno le padroni di casa. A segno il primo dei due liberi a disposizione. Sbaglia il secondo, si rinnova il duello tra Mascaro e Lane. In questo caso l'ultimo a toccare è la numero 8. Esce Capece, rientra nel campo Ileniadis. Spulito a portare palla, sempre a zona la squadra di coach Cadone. Mascaro viene raddoppiata, viene servita la Stero che prova a servire il nuovo tentativo dalla lunga distanza di Carla Spulito, nuovo tentativo perlomeno per le ospiti, nuovo rimbalzo difensivo comunque per la squadra di casa quando siamo entrati ormai nell'ultimo minuto del secondo quarto. Barbone per lei, serve Alessia Secchi che prova ad attaccare il canestro, il resto tiro e rimbalzo però da parte di Nappi che prova a riservire, vi riesce Spolito. Nuovo possesso quindi per le ospiti. Spolito per Astero, molto lontano da canestro fino a questo momento il Monserrato. La zona sembra far male alla squadra ospite, ora una sorta di preghiera prima dello scadere dei 24 secondi da parte di Cristina Astero. L'ultima a toccare è una maglia blu e quindi possesso che viene riconsegnato nelle mani delle pazze pazze. 20 secondi alla fine di questo secondo quarto, andrà fino alla fine la squadra di coach Cadoni. Secchi, blocco di lei, Secchi ribalta per Addis, prova a prendersi la linea di fondo servendo poi Pudino che ribalta, c'è il fallo speso su Alessia Secchi da parte di Cristina Astero. Per la numero 5 ospite è la terza penalità di questa gara, mancano 2 secondi e 2 decimi alla fine di questo quarto che potrebbe vedere, grazie alla gita in lunetta di Secchi, il pareggio delle pazze pazze. Secchi che però va a sbagliare il primo dei due liberi a disposizione. Non trema invece al secondo tentativo, Nulvi a meno uno, 18-19. La preghiera poi di Federica Simoncelli va a sbattere sul tabellone, a chiudere il secondo quarto. Arrivano 10 minuti di pausa, pausa lunga, che vedrà al ritorno in campo il Panda Monserrato guidare di una lunghezza sulle pazze pazze Nulvi. 18 per le padroni di casa, 19 per gli ospiti, pausa lunga anche per noi.